Prima vittoria casalinga pesantissima per il Pineto, che batte di misura 1-0 il Trastevere grazie ad una prodezza di Barlafante e lo scalza dal primo posto in classifica. Pomante conferma la formazione che 7 giorni fa ha battuto l'Aurora Alto Casertano, con la sola eccezione di Della Quercia per Baldinini dal primo minuto nel 3-4-3 classico. 4-4-2 invece per Mauro Mazza, che deve rinunciare a Milani. La coppia d'attacco è composta da Monni e Squerzanti. Pronti via e gara subito agonisticamente combattuta tra due formazioni che vogliono vincere. Primo acuto di marca ospite al settimo con Cervoni, che in diagonale impegna Mercorelli, bravo a chiudere lo specchio. Sul corner successivo il colpo di testa di Squerzanti termina fuori. Immediata la risposta del Pineto al decimo con Pezzotti al termine di una bella azione corale. Della Quercia scambia con Barlafante ed apre sulla sinistra per Pezzotti. Il velo di Mini Clary e la gran bordata dell'esterno che si stampa sul palo. La gara è godibile, agonisticamente combattuta. Al 13° Crescenzo se ne va sulla destra, entra in area e conclude a botta sicura con la sfera che deviata termina alta. Giallo al quarto d'ora quando Cardella entra in area e viene fermato da Giordani. L'arbitro Pistarelli di fermo prima indica il dischetto del calcio di rigore, poi cambia idea e fa proseguire tra le proteste biancazzurre. Ancora Cardella al 29° recupera un buon pallone sulla tre quarti. L'azione prosegue, la sfera arriva a Minin Clary, ma la conclusione del numero 10 ciabattata è facile preda di Semprini. Dopo un avvio ad alta intensità nel finale di tempo i ritmi calano e la partita vive di istanti. Ultimo sussulto dei primi 45 minuti al 39° con i romani che se ne vanno in contropiede. La difesa del Pineto è scoperta, Monni ha tutto il tempo di prendere la mira, ma la conclusione termina fuori bersaglio. In apertura di ripresa ospiti pericolosi al sesto con una velenosa conclusione di Monni, che dal limite fa la barba al palo e scivola via sul fondo. Prova a cambiare qualcosa quindi Marco Pomante, richiamando un difensore, Bosco, e inserendo un centrocampista, Esposito. Il tecnico biancazzurro arretra Paoli in difesa e al decimo il Pineto va vicino al vantaggio con una gran botta di sinistro dalla grande distanza di Cardella, che prova a sorprendere Semprini sfiorando il gran gol di controbalzo con la sfera che termina fuori di poco. Passano 2 minuti e il Trastevere risponde con Squerzanti, che gira dal limite senza fortuna. La gara si sblocca alla mezz'ora con una prodezza di Barlafante, che dopo la tripletta di Pietramelara si ripete ancora una volta. L'ex Giulianova riceve palla, prende la mira e insacca all'angolino dove Semprini non può arrivare. Gran gol dell'esterno che porta in vantaggio i biancazzurri e sale a quota 4 reti in stagione. Il Trastevere però non ci sta e al 32° va vicino al pari con l'ex Latina Corsetti, ma la conclusione termina oltre il legno trasversale. Al 37° si fa male Domizzi, che esce claudicante dal terreno di gioco, esordio per Blasioli in biancazzurro, ma è il Trastevere a insistere nel tentativo di recuperare lo svantaggio. Al 39° ci prova ancora una volta Corsetti su punizione, Mercorelli non si fida del pallone bagnato e alza oltre la traversa, girandola di cambi quindi nel finale di tempo con Pomante che getta nella mischia Baldinini e Rea per Pezzotti e Barlafante, che esce tra gli applausi del pubblico che gli tributa l'ovazione dopo le 4 reti realizzate nelle ultime 2 partite. Il risultato non cambierà più fino al triplice fischio finale. Terza vittoria consecutiva per il Pineto, che dopo le trasferte di Monte Giorgio e Pietramelara fa bottino pieno anche in casa, regalando la prima gioia della stagione ai suoi tifosi. Prima sconfitta stagionale per il Trastevere, che dopo 3 vittorie consecutive è costretto al primo stop. Mister Marco Pomante, una vittoria pesantissima contro un avversario ostico che vi consegna, seppur con altre squadre, la testa della classifica. No, io sono contento soprattutto per la prestazione. Prestazione importante fatta contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà. È stata una partita giocata a viso aperto da entrambe le parti, perché abbiamo cercato tutte e due le squadre di vincere. Questa era la classica partita che si poteva sbloccare con un episodio o con una grande giocata. Siamo stati fortunati e bravi noi a fare gol, a fare una grande giocata con Federico Barlafante, quindi poi siamo stati concentrati e cattivi a tenere il risultato fino alla fine, perché non ci ricordiamo che il Trastevere veniva a 3 vittorie di fila, era una squadra forte e lo è lo stesso. E ancora adesso è una partita che
dove si incontravano due squadre forti, organizzate, che lasciavano pochi spazi all'avversario. E poi è stato bravo, come ho detto prima, Federico ha fatto una grossa giocata. Sì, ma Barlafande lo conosciamo tutti, lui è 2-3 anni che fa bene, nonostante sia un 2000, sia un under, ma lui sta dimostrando che può giocare in questa categoria senza problemi, anzi può fare, se continua così e cresce ancora mentalmente, può fare anche categorie superiori. Questa è la prima vittoria del Pineto in casa, che aveva vinto due volte in trasferta, sono tre le vittorie consecutive, finalmente siete riusciti a guadagnare i tre punti anche di fronte al pubblico di casa. Sì, anche per quello siamo contentissimi perché è normale che c'è stata la delusione della prima giornata, della prima partita di Coppa Italia fatta in casa. Ci tenevamo molto a vincere davanti al nostro pubblico, che ci ha sostenuto tutta la partita, e speriamo di continuare questo passo. Diciamo che conoscevamo il valore dell'avversario, quindi eravamo abbastanza preparati per affrontare una partita difficile. Credo che nonostante tutto abbiamo fatto una buona gara, decisa da un episodio, siamo stati un po' disattenti. Si poteva fare meglio o comunque non ha niente da rimproverare ai suoi? No, da rimproverare non credo, perché ripeto, non credo che sia facile venire a fare una buona prestazione su questo campo. Credo che secondo il mio parere il secondo tempo avremmo meritato qualche cosina di più. Il campionato è lungo, come recita la classifica è difficile, tante squadre appaiate, questo fa capire che sarà un campionato in cui tutte le partite avranno il loro peso. Noi ragioniamo partita per partita, poi è chiaro che è una società che ormai è, diciamo, una realtà di questo campionato, quindi vogliamo fare bene.